fanno discutere le parole pronunciate dal ministro Valditara in occasione della inaugurazione della Fondazione Giulia Cecchettin. In estrema sintesi, il ministro ha affermato che pensare di affrontare la questione femminile attraverso la lotta al patriarcato è una posizione ideologica. E già, qui le critiche non sono mancate, perché da più parti si fa osservare che le violenze più pesanti nei confronti delle donne si verificano in ambito familiare o nei rapporti di coppia. D'altronde, nella stessa circostanza, Valditara ha anche detto: se una volta il femminicidio era frutto di una concezione proprietaria di una donna, oggi sembra più il frutto di una grave immaturità narcisistica di un maschio che non sa sopportare i no. Spiegazione certamente interessante e anche suggestiva, che non si comprende però bene su quali dati e quali ricerche in ambito psicosociale sia basata. Ma la frase che ha fatto sobbalzare sulla sedia molti osservatori è un'altra. Occorre non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza, in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale. Di grande interesse le dichiarazioni a latere della ministra Roccella. Le leggi sono uno strumento essenziale, ma non sono sufficienti a difendere le donne. È necessario intervenire su diversi fronti. Temo che nessuna legge avrebbe potuto salvare Giulia Cecchettin. Proviamo ad estendere ad altri ambiti e chiediamoci: ma siamo sicuri che possa bastare la legge sul voto di condotta per fare in modo che i giovani diventino cittadini probi e rispettosi degli altri?